Buongiorno ragazzi, oggi in questo video andiamo a vedere questo. Ecco qui come l'altra volta, a 20 minuti, vedete, 20 minuti dall'arrivo ha cominciato a piovere di brutto e quindi ci siamo dovuti fermare. Vabbè, adesso fra poco spioverà. Il viaggio è andato bene fino adesso. Guardate che bella la mia moto ADV160, sta andando benissimo. Il problema è sempre uscire dalla città di Bangkok. Una volta usciti dalla città di Bangkok, poi è abbastanza semplice, si tiene una media di 75-80 con delle punte anche di 100. Buongiorno ragazzi, oggi siamo alla Monsoon Valley, che è praticamente un vineyard. Ci sono un sacco di viti, adesso andiamo a vedere com'è. Ci sono anche delle uve dalla Toscana. Come vedete dal nome qui dietro, siamo al Monsoon Valley, che è un vigneto qui in mezzo a una vallata thailandese. Ci abbiamo messo quasi 4 ore ad arrivare qui da Bangkok. C'era un sacco di traffico per uscire dalla città. Fuori dalla città andava abbastanza bene. Quelli davanti a noi sono tutti quanti dei vigneti stupendi. In totale, per tutto quello che abbiamo preso, quindi antipasto misto thailandese, spaghetti alle vongole veramente buoni e un riso con gamberoni a parte, squisiti, sublimi gamberoni, e dentro nel riso c'era uvetta, ananas e della salsiccia thailandese, in totale abbiamo speso 1259 baht, che sono circa 33 euro, quindi 16 euro a testa. Non abbiamo preso il vino, quello sì, perché sono venuto qui in moto e quindi devo guidare. Abbiamo preso solo 2 bottiglie di acqua, però il prezzo mi sembra più che onesto, soprattutto con questa vista incredibile. Strapiovendo, facciamo un tour della camera. Eccolo qua. Beh, non male. Profuma di pulito. Qui c'è il bagno. Oh, che carina. Sì, lo so, sta piovendo. È arrivato proprio in questo momento l'acquazzone. Però noi siamo arrivati giusto in tempo qui all'hotel e quindi noi ci siamo presi l'acqua. E adesso siamo venuti a mangiare. Questo qui è il mackerel, una specie di barracuda, non lo so. Questi sono tutti muscoletti di granchio, favolosi, con la salsina di soia. Quella lì è squid con giusto un pochino di aglio. Queste qui sono delle oyster. Riso sul gamberone. E direi che basta. Un po' di insalatina, questa qua, papaya salad. E dopo aver guidato per 5 ore per fare 260 km, direi che ce la siamo meritata anche un pochino di birra. Buon appetito ragazzi. Buongiorno ragazzi, siamo qui alle Praia Nakhon Cave. Ero stato qui 3 anni fa, ma non mi avevano permesso di salire fino in cima perché c'era il problema del Covid. Quindi adesso andiamo insieme e io vado insieme a voi per la prima volta.
Il percorso è tutto quanto così, in salita, però fattibilissimo, anche se non ho i flip flop oggi, ho le scarpette. Fra l'altro non è neanche una giornata così calda e afosa, al momento non sono ancora un bagno di sudore come al solito. Intanto abbiamo già fatto un pezzettino di strada, guardate che bellissimo paesaggio che c'è. Guardate che spettacolo da quassù, bellissimo. Guardate cosa c'è lì sulla spiaggia, un bellissimo monitor lizard che sta passeggiando sulla sabbia bianca. Forse non si vede dal video, ma sarà lungo almeno un metro e mezzo, più o meno. Cosa sono delle scimmiette? Babbuini? Non so che cosa sono. Dopo quel pezzettino che bisogna scalare, dura circa 500 metri, poi si arriva a questa spiaggia bianca, stupenda, lì c'è il mare e altre isole, lì c'è una sorta di ristorantino, baretto, dove potete prendere acqua, succhi e mangiare qualche cosa. Adesso andiamo nel ristorantino, così ve lo faccio vedere, e ci prendiamo una bottiglietta d'acqua che ci siamo dimenticati di prendere. Ho già chiesto per voi, prima che me lo chiediate nei commenti sotto, queste casette qui non sono dei bungalow, nel senso che non si possono affittare per venire qui a dormire, ma sono degli uffici del parco nazionale. Vi faccio vedere, Khao Sam Roy Yacht National Park. Questo è il centro visitatori, visitor center, con un bel delfino davanti. Andiamo a vedere com'è. Questo qui è il percorso che andremo a fare. Praticamente noi siamo lì e andiamo lì. Per arrivare in cima ci vogliono circa 30 minuti, c'era scritto lì, io non l'ho mai fatto, quindi vediamo un po' quanto ci mettiamo. E mi ero dimenticato di dirlo all'inizio, per entrare gli stranieri, i Farang, devono pagare 200 baht, mentre invece i thailandesi pagano 40 baht, come al solito. C'è sempre questa differenza di prezzo fra thailandesi e stranieri. Non lo so quanto sia giusto, forse per i turisti può avere senso, ma per quelli come me che sono espatriati e vivono qui, gli ho fatto vedere anche la mia patente di guida e insomma tutti i miei visti, così dice no, te sei straniero e devi pagare 200 invece che 40. Ma direi che il sentiero è più che fattibile, ci sarà 70% di umidità e come temperatura saremo intorno ai 28-30 gradi, ma qui in Thailandia è una costante. Altra cosa importante, non dimenticatevi il repellente per le zanzare. Finché camminate non ci sono problemi, ma se vi fermate le zanzare attaccano. Particolarità è che siamo in questa grotta e poi all'interno della grotta c'è della vegetazione perché c'è un buco in sommità, uno stranissimo effetto. Dopo questo primo pezzo dove ci sono le piante, che è stupendo, bisogna continuare e andare di là verso sinistra, perché c'è ancora la grotta più bella, quindi mi raccomando non demordete, perché si intravede già da qua il tempietto. Wow! Ma che bellezza è!
boschetto è sicuramente molto bello, ma forse la parte più bella è il boschetto naturale che c'è sul retro. Guardate la natura, che cos'è, incredibile. Siccome c'è quell'apertura da sopra, viene giù acqua e luce, e quindi si è creata questa piccola foresta all'interno di una caverna, all'interno di una grotta. E infatti anche il Rama Quinto, che è all'interno del tempietto, sta guardando in quella direzione lì, cioè verso il boschetto che c'è alle mie spalle e al circolo di luce dalle quali scende giù acqua e luce. Eccoci, bellissima gita, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima puntata. Io adesso piano piano torno giù nella grotta, non ho riscontrato zanzare, qui nella foresta per arrivarci sì, però non ci sono particolari difficoltà, prendetevi il vostro tempo, andate con calma, ogni tanto fermatevi a bere un sorsino d'acqua e andrà tutto quanto bene. E come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! E adesso, prima di tornare a casa, ci fermiamo un attimo su questa bella spiaggia, ci beviamo un po' d'acqua e una cucchina fresca. Sembra il f***o Vietnam qui. Cioè, adesso hanno sparato questo fumo che dovrebbe uccidere le zanzare, ha un odore di diavolina, non so se avete presente, è come respirare la diavolina da dentro la scatola. Pff. Uccidere le zanzare sicuramente, però mamma mia che odore.